somma per n che va da 1 a infinito della radice di n quadrato più n più 1 fratto arco tangente di n quadro meno n più 1 per alla radice di n più 2. Questa è comunque è facile da capire, un po' difficile da dimostrare. Allora, questa qua converge. Allora, prima di tutto controlliamo che sia la setta m di segno costante. Qua c'è tutta roba positiva, radici roba positiva e roba positiva. D'accordo. Qua questo trinomio è positivo, la tangente di numero positivo è positivo, questo pure è positivo perché è una potenza con esponente la radice, comunque anzi possiamo dire pure che è maggiore di 1. Quindi il termine generico di questa serie è strettamente positivo. Allora cominciamo a dire che A con n si comporta come? Allora cominciamo a dire radice di n quadro più n più 1 si comporta come n. Si comporta come n che significa? Che il rapporto deve avere una costante positiva, ma questo qua il rapporto deve avere 1, perché questo fratto n è uguale a n per la radice di 1 più 1 su n più 1 su n quadro fratto n tenderò. Quindi quello si comporta com'è? Questo si comporta com'è? Arco tangente di n quadro meno n più 1 si comporta come 1, o più precisamente come pi greco mezzi, nel senso se vogliamo che il rapporto tenda a 1 qua ci mette pi greco mezzi. Questo perché per n che tende a infinito, qua comanda n quadro, questo va a infinito, al congetto il numero che va a più infinito tende a pi greco mezzi. Vediamo un po' 2 alla radice di n più 2. No. Proviamo a vedere fratto. Per non complicare dopo mettiamoci 2 alla radice di n, vediamo che succede. Se ci metti n non va bene. Questo viene 2 alla radice di n più 2 meno la radice di n. Allora questo qua come dobbiamo cercare di espandere. Allora, mettiamo in evidenza sopra la radice di n, qua mi viene la radice di 1 più 2 su n, meno, quindi questo viene 2 alla radice di n che moltiplica 1 più 1 su n, più o piccolo di 1 su n meno, vediamo un po', okay. Bene, se vi ricordate 2, allora per n che tende a infinito 2 su n tende a 0,
Allora, questo qua è come lo chiamo x. Allora, la radice di 1 più x meno 1 è 1 più x mezzi più t meglio più superiore a x. X era 1 su n. Quindi qui mi viene 2 alla radice di n su n, cioè 1 su radice di n se preferite, più o piccolo di 1 su radice di n. Ma questo tende a 0, questo meglio ancora tende a 0, quindi l'esponente tende a 0, 2 alla 0, l'esponenziale è una funzione continua, questo qui tende a 1. Quindi abbiamo visto che 2 alla radice di n più 2 si comporta come 2 alla radice di n, nel senso che se, ci diciamo, se faccio il rapporto tende a 1, abbiamo provato che tende a 1. Quindi questa serie ha lo stesso comportamento di quest'altra serie. Comportamento, non mi cominciate a dire che è la stessa somma, che la somma non c'entra proprio niente. Ha lo stesso comportamento di n, di greco mezzi lo posso portare fuori, fratto 2 alla radice. Proviamo ad applicare il criterio del rapporto. Proviamo ad applicare il criterio del rapporto è più semplice. Sostanzialmente, se qua possiamo fare il rapporto, non funziona quel rapporto, non funziona manco quello dell'altro. Allora, andiamo a fare a con n più 1, a quale lo, la costante non la consideriamo proprio perché tanto il rapporto scompare, no? A con n più 1 è n più 1 fratto 2 alla radice di n più 1. A con n è 2 alla radice di n fratto n. Questo, per n che tende a infinito, abbiamo già osservato, questo tende a 1. Questo è quello di prima, era n più 2, se ci metto n più 1 è la stessa cosa, poi è girato, ma se convergeva 1 il rapporto fatto nell'altro modo, questo convergeva 1. Quindi creare il rapporto non ci serve. Allora, allora ce lo dobbiamo fare a mano. Proviamo a fare qua sostanzialmente per altri motivi non servirà manco il criterio di Stieg. Proviamo. Ma la sensazione è che non serva manco il criterio di condensazione. Perché se vado a fare la condensazione, questa si comporta come la serie. Qua ci devo mettere 2 alla n, qua ci devo mettere 2 alla radice di 2 alla n fa 2 alla n mezzi per quindi ho messo 2 alla n al posto di n, poi qua ci devo mettere 2 alla n, quindi qua devo mettere somma da 1 a infinito 1 fra 2 alla 2 alla n mezzi meno 2n, n più n fatto bene. Sì, oddio, è diventato un po' più facile. Questo perché 2 alla n mezzi meno 2n stavolta, vedete, non ho più la radice, questo qua si diventa diviso 2. Questo è maggiore di n. Dire che questo è maggiore di n equivale a dire che 2 alla n mezzi è maggiore di 3n. Ma questo è vero, perché questo è 2 alla 1 mezzo è radice di 2, alla n è un, questo è un esponenziale, sia pure con base non 2 ma radice di 2, questo è polinomiale, quindi a un certo punto in poi è corretto, è vero? Sì. Allora, sempre era questa, mettiamo a
questo punto, se questo esponente è maggiore di questo, se io prendo un esponente minore, la serie aumenta e questa serie è qui. Qua ho messo n, no? Se questo è maggiore di n, se prendo l'esponente più piccolo, questo è più piccolo e quindi il reciproco è più grande. Se il reciproco è più grande, questa è la serie armonica, la serie geometrica di ragione 1 mezzo, converge e quindi anche questa. Quindi in realtà questo era un comportamento, diciamo, quel 2 alla radice di n, o radice di n più 2, era un po' rognoso da stimare, perché non è il denominatore cresce non in maniera esponenziale, è subesponenziale perché non c'è 2 alla n ma c'è 2 alla radice di n, però anche questa crescita subesponenziale è più forte di ogni crescita polinomiale. In realtà questo è il motivo. Allora, se questo è più forte di ogni crescita polinomiale, se qua c'avete n, immaginate che qua c'avete n cubo, che è meno di questo, almeno per n grande, n fratto n cubo fra 1 su n qua, e quindi la serie con. Questo era già un esempio complicato, ma complicato da dimostrare, da fare bene, ma se qua arrivate e vi impicciate su quello, mezzo punto lo pigliate l'esercizio. Il problema è che non mi dovete dire che questo si comporta come n, che questo si comporta come pi greco mezzo. Cioè, nel senso, se capita un esercizio di questo all'esame, 90 su 100 non me lo fanno, fino in fondo. Però poi qualcuno piglia 0 e qualcuno piglia 0,5, 0,6, 0,7. Allora, che sembra qualcosa è. Allora, quando quello dice 0, dice, ma guarda l'esercizio era difficile. Sì, ma tu mi hai detto che la tangente di n si comportava come di n quadro si comportava come n quadro. Perché hai pensato che n quadro fosse infinitesimo e mi hai detto che quello si comportava come n. Invece ne guarda, va in fine e questo va a pile mezzo. Capito? A quel punto io dico sì, ma ti faccio vedere tutte le fesserie che hai scritto. Questo è tutto. Quindi cominciate con ragionare bene. Poi se c'è una parte complicata, questa parte è chiaro che è complicata, sta per vedere se qualcuno la sa fare, se qualcuno sa ragionare meglio, diciamo, della media oppure no. Potete anche dirmi, io assentimento, cioè a quel punto sì, potete fare delle valutazioni, queste valutazioni non sono conclusive, a quel punto potete pure dire secondo me converge, ma sulla base di qualche evidenza, di qualche cosa, no? Così, non mangiando la moneta, chiaro? Facciamo un altro. Questo è un tipico esercizio, questo può essere un esercizio da poco, fare qua. Ancora. In realtà
questo è molto facile. Questo uno la guarda in faccia e dice: perché? Allora, cominciamo con i vari pezzi. Seno di 1 su n più coseno di 1 su radice di n si comporta come? Chiaro a tutti, si comporta come 1. Questo va a 0, questo va a 1, va su. Okay. Poi, radice di n quadro più 3. È positiva? Sostanzialmente sì, almeno se n è abbastanza grande, ma insomma. Perché se n è abbastanza grande, questo va a 1, questo va a 0, a un certo punto è maggiore di 0. Questo si comporta come? Come n. No? Se divido per n, portandolo dentro diventa n quadro, n quadro più 3 fratto n quadro tende a 1, radice di 1 tende a 1. Quindi questo si comporta come n. E logaritmo di n cubo più 2, come si comporta? Allora, facciamolo però stavolta lo sviluppo. Perché vedete che alla fine è sempre sviluppo di dedo, insomma, classico. Questo cos'è? È logaritmo di n cubo più logaritmo di 1 più 2 su n cubo. Oh, no. Ho messo in evidenza n cubo. Quindi questo è 3 logaritmo n. Oh, no. Più logaritmo di 1 più x, dove x tende a 0, è 2 su n cubo più o piccolo di 1 su n5. Il prossimo termine è il quadrato di questo che è al grado 6. E ho grandi 1 su n6 alla 6. Vabbè, quindi questo alla fine si comporta come 3 logaritmo n, perché se si comporta come 3 logaritmo n, cioè se divido per 3 logaritmo n, questo va a 1 e tutto il resto già andava a 0 prima, se divido per 3 logaritmo n meglio ancora. Quindi in definitiva la serie si comporta come 1 fratto n, poi c'è 3 e logaritmo n. Quando dico si comporta come, converge se e solo se converge questa, non che la somma di questa è uguale alla somma di questa. Se mi scrive uguale, vedi, complesso, vabbè. E questa che fa? E abbiamo proprio visto il caso lì, 3 si porta fuori, 1 su n log n, è la serie, caso limite, diciamo, divergente, del tipo n dove n è alfa, alfa vale 1. Fate attenzione, se alfa lo metto qua, questo è sempre logaritmo n. Se alfa lo metto qua, 3, allora questa converge, perché è logaritmo di n al cubo, non logaritmo di n al cubo. Logaritmo cubo di n, no? Chiaro? E questo è un altro. Facciamo un altro e poi ce l'andiamo. Che non lo so,
Allora, non mi è andata un'altra cosa, questa pure è abbastanza. Allora, cominciamo a vedere se questa è una serie a termini di segno costante. Allora, questo qua, questo qua, positivo, positivo, al quadrante numero così, è positivo, la radice pubblica è positiva. E questo qua? Allora, e alla 0 quanto fa? 1. Coseno di 0 quanto fa? 1. Quindi sta roba qui sarà vicina a 0. Però il coseno di un numero è sempre minore di 1. L'esponenziale, questo esponente qua com'è? Così? L'esponenziale di un numero positivo è maggiore di 1. Quindi quella differenza, e quindi i termini sono di segno costante negativo. Ok? Adesso li dobbiamo sviluppare. Allora, se volete quelli di costante positivo, fare così. Non lo mettete in meno. Tanto così fa meglio. A me così ci riconduciamo alla serie. Adesso cominciamo a semplificare. Cominciamo a semplificare dove non ci sono quelle cose, le cose più brutte da semplificare, sempre le sono fuori. Quindi cominciamo, radice di n più 3 come si comporta? No, come radice di n si comporta come radice di n, dividi, metti il porto n dentro, va 1, radice di 1, è sempre il solito discorso, metti n in evidenza, 1 più 3 su n, allora questo è radice di n per una roba che tende a 1, radice di n per la radice dell'altro pezzo, radice di n ci deve sempre rimanere, cioè il primo pezzo non lo dovete sbagliare, quindi quello si comporta come radice di n. Poi, arco tangente di n più, cominciamo con questo, fratto n quadro più c, come si comporta? Zero, tangente di 0 va a 0, sto volete fare i conti? Ma 0 come? Qual è il termine di infinito di questo? Allora, n più 1 fratto n quadro più 5 si mette in evidenza n sopra n quadro sotto, allora viene, il primo termine viene 1 su n, poi tutta questa roba va a 1, poi gli altri sono di ordine, quindi questo è 1 su n si comporta, al tangente di 1 su n si comporta come? Con la tangente di x, x ma 0 si comporta come x. Stavolta sì, potete applicare nel quadro. Ok, elevata da un terzo si comporta come 1 su n elevata da un terzo. Quindi se qua ci mettiamo n, radice di n,
quasimento n alla meno un terzo sta a posto, meno perché era 1 su n elevato alla 3, oppure se preferite lo portate sopra, diventa un mezzo, mezzo più un terzo fa 5 sesti. Adesso qua facciamo la somma, fa 5 sesti e dobbiamo sviluppare l'altro. Quindi qui abbiamo esponenziale di n fratto n cubo più 2 uguale esponenziale di n fratto n cubo per 1 fratto 1 più 2 su n cubo uguale esponenziale di 1 su n quadro più termini di ordine superiore uguale 1 più 1 su n quadro più termini di ordine superiore. Andiamo a vedere il coseno. Coseno di n fratto n quadro più 1 è uguale a coseno di 1 su n più termini di ordine superiore, similmente, uguale 1 meno 1 su 2 n quadro più termini di ordine superiore. Questo lo chiamate x, il coseno di x è 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di x quadro è 1 su n quadro. Quindi dobbiamo fare questo, no, questo meno questo, quindi tutta quella mia parentesi è uguale 1 su n quadro, 1 e meno 1 se ne va a 3 mezzi 1 su n quadro più o piccolo di 1 su n quadro, quindi si comporta come 3 fratto 2 n quadro. Quindi qui posso cancellare tutta questa parentesi e scrivere 3 fratto 2 n quadro. Adesso 5 sesti, vabbè, i 3 mezzi si porta fuori, non fa niente. 5 sesti meno 2 fa meno 7 sesti. Scusate, sì, meno 7 sesti al numeratore oppure più 7 sesti al denominatore. Quindi questo si comporta come 1 su n alla 7 sesti. Quindi si comporta come 1 su n alla alfa, alfa è 7 sesti è maggiore di 1 e quindi la serie converge. In questo caso, siccome sono termini di segno negativo, se ci cambio segno, dico che la somma è il mio obiettivo, se cambio segno, se no devo dire che la serie è a termini di segno negativo, quindi la somma verrà negativa, ma non verrà negativa. Se sotto mettevo radice quadrata invece che radice cubica, sotto invece di venire n alla meno un terzo, di n alla meno un mezzo, allora sopra mi veniva un mezzo più un mezzo e faceva 1. Allora quando andavo a fare l'ultimo, dovevo andare a fare n alla 1 fratto n alla 2 veniva 1 su n e la serie divergeva, in questo caso divergeva negativa. Quindi vedete che posso regolarlo come mi pare, cioè ci metto poco a fare, a far sì che una serie converga, diverga. Poi sono, il problema è vostro di fare i conti e non mi interessa, diciamo mi interessa e come che arriviate alla fine, ma non mi interessa che arriviate alla fine cercando di fare cose improbabili, mi interessa che cerchiate di fare i conti giusti, anche se magari ne fate solo una parte.